Vergognatevi, amici, vergognatevi. Fate schifo. Fate veramente schifo. Siete da denuncia. Io quello che ho visto è davvero inaccettabile. Ho visto una gara bellissima fino alla fine di quest'ultima. Io veramente non so più come dirvelo. Dopo le stupidaggini che ho assistito in quasi 4 anni, non posso accettare questa. In un gran premio atteso, il gran premio più bello, il più atteso, il più Il amato, più tifato. il più tifato dai tifosi della Ferrari come noi, ci dobbiamo ritrovare una direzione gara impreparata, davvero scandalosa. Incompetente. Esatto, incompetente. Avete rotto i coglioni. Vi denunciamo, siete la merda, la feccia di questo sport. Io non so più cosa Bellezze che dire. offre questo sport, Rovinate. voi veramente non sapete amministrarle e di conseguenza potete finire delle gare sotto safety car. Siete vergognosi. Scrivete un regolamento e non lo sapete seguire. Avete detto che potete dare dei giri addizionali, che siano tre, che siano quattro, che Ma siano anche due. uno, O ma anche anche uno, uno, ma anche uno. appunto. Anche uno. Ma non fate finire la gara sotto Ve lo safety devo car. dire, ve lo devo dire in bergamasco. Siete de Hasen de Tera. De Hasen de Tera de Beagle. Siete proprio dei Beagle. Siete degli scemi. Almeno non fatela finire sotto safety car, ma per il bene del leader, per il bene di tutti i piloti. Fate un regolamento e non lo sapete scrivere, non lo sapete interpretare. Questa è veramente incoerenza, una vergogna, la feccia di questo sport. Una cosa, il Gran Premio più atteso rovinato da voi. E non c'entra Verstappen, non c'entra la Red Bull, Perché non c'entra ricordiamo, la questa era Mercedes. una gara, per una volta che abbiamo una gara alla pari, cosa succede? La FIA deve arrivare, la federazione. Scassare la minchia. Esatto. Non dico che no, noi non stiamo facendo favoritismi, ma almeno con un giro in più Leclerc poteva provarci a vincere il Gran Premio, come Max poteva provarci a tenersi la sua A leadership. noi andava bene anche se quelle due macchine lì non venivano stoppiate, ma almeno fa ripartire la gara. Fatta Era tutta libera ripartirla. la pista. È libera, ha detto pure Leclerc in un team radio. It's clear. It's clear, è libera, è libera. Ma qua, ripeto, non c'entra nessuna scuderia, No, ma non neanche nessun c'entra pilota. nessuno, Neanche nessun pilota. nessuno. E voi il dito è puntato contro di voi, ve lo faccio così. Il dito è puntato contro di voi. Con la vostra schifosa incoerenza, con il vostro schifoso modo di Voi interpretare. arabi che avete preso in mano la Formula 1 avete messo su, non un ingegnere, due, e fate peggio rispetto a... Qua io Michael Masi veramente lo sto a rimpiangere. Faceva anche lui delle stupidaggini, faceva di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Però almeno non queste pagliacciate, non queste Ste pagliacciate a cagate lui questi non le livelli. faceva. Ah, no, queste pagliacciate non le faceva. Ma questi livelli non le faceva. Ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto? Questa è da denuncia in un gran premio che vale tantissimo, sia per la Formula 1 Vi in fa sé, fruttare un bordello di soldi, bastardi! sia per la Formula 1 in sé, sia per la Ferrari. Ma non c'è, non tanto, non è che Non adesso sto c'entra la dicendo. Ferrari, non c'entra la Non è che Ferrari! adesso sto dicendo che la Ferrari deve vincere per Non forza. c'entra la Non Ferrari! c'entra la Ferrari. Qua stiamo parlando di sportività. Sportività e di presenza. Presenza a fare quello che si deve Decisioni fare. serie! Decisioni. Cervello. Bisogna avere cervello. Niente, ragazzi. Assieme. Io termino qua il commento. Scusate per tutto. Scusate per lo sfogo. Ciao a tutti e forza Ferrari. Scusate per tutto, scusate per lo sfogo e niente. Se siete d'accordo con me, fatemela pensare, scrivetela sotto nei commenti, ditemi quello che volete, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per supportarlo, che il nostro prossimo traguardo sarà i 400 iscritti. E niente, mi raccomando, sotto i commenti non voglio insulti razzisti, non voglio insulti né cyberbullismo, chiariamo questione. E niente. Ci vediamo al prossimo video e vergogna.